1983, dopo aver lavorato con Mario, credo per 6-7-8 film, mi chiama e mi dice Monicelli che c'è questo film Bertoldo Bertoldino. La produzione è Aurelio Luigi De Laurentiis, è un film particolarmente difficile. Voleva evidentemente un film all'armata Brancaleone, grottesca, grande lavoro di scenografia, perché in effetti noi questo film l'abbiamo fatto quasi tutto negli stabilenti che si chiamavano allora De Paulis, oggi si chiamano Studios. La mia idea era quella di portare in effetti il lavoro forse fra il realistico, il veristico, il teatrale più che cinematografico. Abbiamo fatto un lavoro grosso e impegnativo di costruzione. Iniziamo con il Palazzo Reale. La mia idea era quella di fare come il teatro shakespeariano in Inghilterra, una specie di uovo con tutte evidentemente delle gradinate e anche dei soppalchi in alto per 2, 3, 4 piani. Questo teatro si divideva in varie zone, nel senso che c'erano delle ruote come in teatro che muovevano questi fondali e queste costruzioni. Poi dal teatro shakespeariano, cioè dal palazzo, diventava poi un appartamento del re, l'appartamento della regina, l'appartamento poi finale di Bertoldo quando entra in reggia e varie altre cose. Dopodiché la cosa importante era anche andare a cercare e trovare degli ambienti un po' particolari. Ho girato tutta la Spagna, ho girato tutto il Portogallo, ho fatto sopralluoghi in Jugoslavia, in Grecia, in Macedonia, dopodiché mi sono spinto sino a, in Turchia, a Istanbul. Da Istanbul siamo andati nella zona di Antalya, poi abbiamo fatto sino al Monte Ararat. Lì è stato un bellissimo viaggio, io, Monicelli e Carlo De Palma, che era un grande direttore della fotografia. Dopo aver visto queste cose, al nostro ritorno ci siamo messi a tavolino e abbiamo incominciato a lavorare. Abbiamo deciso che a Marano Lagunare dovevamo fare il villaggio di Bertoldo su palafitte. E dopo abbiamo deciso anche di fare l'interno della casa di Bertoldo, sempre lì su palafitte in questo villaggio. Molto interessante, molto bello, ma particolarmente difficile costruire queste case alle palafitte perché c'era sempre purtroppo di mezzo ogni 4 ore l'alta marea e la bassa marea. Dunque lavoro molto duro, poi anche quando sono venuti a girare il film è stato durissimo anche per tutti gli altri, anche per i macchinisti, elettricisti, direttore della fotografia. Però era talmente bello, talmente straordinario, eccezionale che Mario ed io avevamo sposato questa idea e l'abbiamo portata a termine. La cosa che mi interessava, la mia idea, era quello di fare sia in questa Marano Lagunare, sia il villaggio che ho detto che poi l'abbiamo fatto e poi l'abbiamo anche incendiato, perché nella scena più avanti evidentemente si incendia questo villaggio per una sciocchezza fatta dal Bertoldino. E poi volevamo fare anche il palazzo. L'idea era quella di fare il palazzo in mezzo alla laguna, dove arrivavano questo palazzo solamente i barconi. Tutti arrivavano come fosse una specie di palazzo paese, e dove evidentemente tutti questi, tutte le persone, eccetera, dovevano arrivare con i barconi, sia i cavalli, sia le persone. E questo palazzo reale era molto interessante perché c'erano dei ponti levatoi che cadevano, c'erano degli ormeggi, delle barche, eccetera, solo si poteva arrivare attraverso il mare. Era quasi un fortilizio di legno in mezzo al mare.